ragazzi e ciao ragazze, benvenuti ad un nuovo video che questa volta ho deciso di dedicare all'apertura di tantissime nuove bustine e prodottini dell'edicola e del supermercato. Ho qui con me ben due bustine dei nuovissimi magici delfini con effetti speciali stupende, due bustine delle nostre amatissime e dolcissime geniette Shimmer and Shine con dei magici gioielli, una confezione super colorata e festaiola delle Party Pop Teenies con queste bamboline a tema party da far scoppiare insieme, una bustina dei cuccioli Puffy Paw che sono questi cuccioli dolcissimi con le zampine morbide e infine un lucchetto Lock Stars un po' vampiresco come piace a me da scoprire insieme. Queste bustine le ho comprate tutte in edicola e le ho pagate 2,90€ ciascuna bustina di Shimmer and Shine, 2,99€ ciascuna bustina dei Magici Delfini, 3,50€ la bustina dei Puffy Paw. Questa confezione di Party Pop Teenies l'ho presa invece su Amazon UK dove costava pochissimo e volevo provarla, e infine il lucchetto Lock Stars l'ho preso al supermercato e le ho pagato sulle 3-4€. Ora apriamo il tutto insieme perché come sempre sono curiosissima. E partiamo dalle due bustine dei magici dolphins, cioè i delfini. Guardate che bella quanto è colorata con questo spruzzo di acqua, effetto arcobaleno. Guardate qua in alto l'effetto, stupendo, con questi delfini coloratissimi che hanno anche degli effetti speciali. Ho visto dalla pubblicità che cambiano colore sia in acqua calda che in acqua fredda. Girando la bustina sul retro scopriamo tutta la collezione, in totale sono 12 delfini, uno più carino e allegro dell'altro, tutti coloratissimi. Guardate che bello questo con la coda arcobaleno, anche questo con le sfumature azzurre, mi piace tanto anche questo nero e questo fucsia col fiocchetto, bellissimo! Quindi direi di partire con la prima bustina. Vediamo, è un delfino verde! Ed eccolo qui il nostro delfino su questa tonalità di verde menta che sfuma al bianco, stupendo! Guardate anche il faccino che carino con la lingua rossa e non so se riuscite a vedere gli occhi ma sono trasparenti tipo effetto cristallo, molto bello! E abbiamo trovato Oscar! Che è il delfino della natura, infatti è di colore verde, avventuroso e coraggioso, ha molto a cuore la natura e l'ambiente, passa tantissimo tempo a prendersi cura dei delicati coralli, spesso in compagnia della sua migliore amica Crystal, la delfina dell'armonia. Dietro vediamo bene tutta la collezione con i vari nomi, stupendi, e qui ci dice che cambiano sì colore con il caldo e con il freddo. E passiamo al nostro secondo delfino, apriamola, vediamo, che carina, è quello con la coda arcobaleno! Ed eccolo qui il nostro delfino che è completamente bianco, vi faccio notare che mentre Oscar aveva il pancino piatto per stare in piedi, questa è una specie di piedistallo con un'onda. In teoria la sua coda dovrebbe essere arcobalenosa, ma ha solo tre colori, magari dopo col caldo e col freddo cambia il colore, dopo la proviamo. E vi faccio notare che i suoi occhioni sono di cristallo lilla. E abbiamo trovato Sugar! È la delfina della pace, calma e riflessiva, porta serenità tra i delfini con la sua gentilezza e il suo buon cuore, ma le piace molto ridere e divertirsi con il suo simpatico amico Billy, il delfino della felicità. Infatti la bandiera della pace è arcobalenosa anche lei. A fine video li immergiamo entrambi in acqua fredda e in acqua calda così scopriamo come cambiano colore. E passiamo ora alle bustine delle nostre amatissime geniette Shimmer and Shine. Guardate che bustone giganti con qui i loro faccini sempre bellissime e dolcissime e sempre super ingioiellate. Infatti all'interno di queste bustine qui sotto ci dice che contiene un magico gioiello in allegato alla rivista. Dietro la bustina ci mostra tanti bellissimi gioielli, tutti da collezionare. La fascia per i capelli, il cerchietto di perle molto elegante, i braccialetti di perle con i loro nomi e i loro ciondolini, il braccialetto che possiamo usare anche come elastico per capelli glitter. Qui sotto ci fa vedere le clip con le extension dei rispettivi colori delle nostre geniette, con la mollettina e gli orecchini, credo che siano sempre a clip naturalmente, con i gioielli come ciondolino.
Apriamole così scopriamo quale gioiello abbiamo trovato. Partiamo dalla prima. Vediamo. Che bello! Ma è bellissimo, è il braccetto di Shine! Ma guardate quanto è carino, mi piacciono tantissimo questi colori sull'azzurro, il blu, il verde acqua e l'oro. Qui c'è il suo nome, Shine. Guardate com'è fatto bene, c'è anche questo diamantino di colore fucsia, come piace a me. E qui c'è il ciondolino di Shine, fatto tipo di gomma, molto carino, è graziosissimo. Vi faccio notare che è elasticizzato, è abbastanza grande, quindi puoi indossarlo qualunque polso. Dentro c'è la checklist e ci presenta ancora la collezione che abbiamo visto sul retro della bustina. E passiamo alla seconda bustina. Vediamo. Oh, mi sa che è il cerchietto di perle! Bellissimo! Ed eccolo qui, il nostro cerchietto di perle, ma guardate quanto è bello e luminoso e può indossarlo anche un adulto, guardate. Qui c'è la nostra shimmer e sotto c'è questa fantastica gemma di colore verde smeraldo, super elegante e fashion. E passiamo ora alla bambolina Party Pop Teeny Surprise Poppe, quindi esplosiva, con queste fantastiche bamboline a tema party. Questa è la serie numero 1. Sono delle bamboline super tenere, carinissime, che hanno un vestitino diverso a seconda del tema scelto per la festa. Sono divise in tre temi. Qui vediamo Winter Wonderland, Rainbow Unicorn e Cutie Animal. Ci dice che all'interno c'è una bambolina, un accessorio, dei confetti, quindi coriandoli che esploderanno appena apriremo la confezione, e la checklist. Ora direi di aprirlo, di farla esplodere. Togliamo prima la plastica, il poster e le istruzioni. Sebbene abbiano l'apertura facilitata, di facilitato ho trovato poco. Infatti ho anche rotto quelle che sono le istruzioni. Ci dice di non partire dal tappo, ma di togliere la carta qui sotto, girare la rotellina e subito ci sarà un'esplosione con comparsa della nostra bambolina. Sotto si toglie il tappo e troveremo i vari accessori. Togliamo le istruzioni. Guardate che belle le nostre bamboline. Questa è sicuramente a tema Rainbow Unicorn, Cutie Animal e Winter Wonderland. Qui ci dice pull, tira. Vi faccio notare che la carta è stata difficilissima da togliere, infatti è super incollata, non riesco proprio a toglierla. Facciamo esplodere la nostra bambolina girando questa rotella verso destra. Pronti per il pop? 1, 2, 3! Vi ho raccolto qui tutti insieme i vari coriandolini che sono esplosi e vediamo che è a tema Winter Wonderland. Vedete con l'omina biscottina, la rennina, il pupazzo di neve, la stellina, i fiocchetti di neve, i pinguini. Guardate che belli anche questi cuoricini metallizzati. Ed eccola qui la nostra bambolina che vi faccio vedere da vicino con i capelli biondi, un po' boccolosi, una ciocchina rosa come il rossetto e il cuoricino che ha sotto l'occhio e anche le scarpettine. E poi il vestitino è un abitino molto romantico azzurro con degli orsacchiottini. Scopriamo ora gli accessori tirando via il tappino qui sotto. Qua c'è un sacchettino con Party Pop Teenies di colore rosa. Ed eccoli qui i due accessori che abbiamo trovato. Questa che è una crostata alla frutta. Ho tolto la bambolina qua dal dispositivo e nel frattempo le ho fatto indossare quello che era il secondo accessorio, che penso che siano tre palline di neve. Un po' miserina, anche se nell'insieme molto carina. Mi aspettavo degli accessori un po' più impegnativi per i capelli. Anche perché stavo guardando la checklist e sono veramente una più bella dell'altra. In totale sono più di 25 tutte da collezionare. Qua ce le fanno vedere divise nei tre temi. Queste qui degli animali sono una più carina dell'altra. E hanno tanti accessori molto vistosi. Queste qua a tema unicorno. Credo che la mia preferita sia May e mi piace tanto anche Bella. Invece la nostra che abbiamo trovato è qui sotto, appunto nel Winter Wonderland,
Ed eccola qui, si chiama Aiden. Però, se fate caso, tra tutte, quella meno accessoriata. E poi qua ce ne fa vedere una speciale che è Cassidy. E passiamo ora a questa bustina Puffy Paw. Guardate che carini! Sono dei cuccioli dolcissimi che hanno delle zampe gigantesche e credo anche morbidissime. E sono curiosa di sapere, visto che vedendoli da qui hanno degli occhioni giganti, se sono tipo effetto cristallo anche gli occhioni o se sono semplicemente dipinti. Direi di aprire la bustina così vediamo. Eh sì, eccoli qui, questo è il retro appunto della bustina e ci fa vedere i 10 Puffy Paw. Guardate che carini! Chissà se i piedini fanno anche da ventosa. Apriamolo così scopriamo com'è perché sono davvero curiosa. Vediamo. Ma il leoncino! Ed eccolo qui il nostro leoncino che abbiamo trovato. Ma quanto è tenero! Ha gli occhioni dipinti, effetto cristallo, diciamo. Guardate com'è fatto bene. E guardate, hanno questi piedini morbidissimi che sinceramente non so a cosa possono servire. Sono solo così esteticamente morbidosi. Fatemelo sapere voi se possono avere qualche altra funzione. All'interno, in questo che credevo fosse il giornalino, invece ci presenta proprio tutti i personaggi. Ed eccolo qua, il nostro cucciolo è Leonardo il leone. E Leonardo ci dice che è senza dubbio il più coraggioso del gruppo, controlla che tutto fili liscio tra i Puffy Paw, è pronto a difendere i più piccoli, ma spesso anche i più grandi, come Violante, dagli scherzi dei più dispettosi. E finiamo con il lucchetto Lockstars, questa collezione di lucchetti super fantasiosi, sono un personaggino diverso dall'altro, simpaticissimi. In totale sono 48 tutti da collezionare, che è la seconda serie. Sinceramente non sapevo nemmeno che fosse uscita una prima serie. C'è subito questo punto di domanda che ci fa venire un po' la curiosità, infatti, qua ci dice che c'è all'interno una sorpresa che è quella che vediamo poi qua bianca nascosta. Comunque, visto che qui è trasparente, possiamo scegliere il lucchetto che ci piace di più e come vedete io ho scelto la vampiretta con i capelli neri, le ciocche viola, il sangue che gli cola dalla bocca, dai dentini, con queste chiavi che sembrano un po' anche loro un po' vampiresche, creepy. Dietro ci fa vedere tantissimi lucchetti e capiamo che all'interno molto probabilmente l'altra sorpresa sarà un altro lucchettino un po' più piccolo e possiamo attaccarli dove vogliamo, quindi non solo per tenere chiuso il nostro diario segreto, ma anche sull'astuccio, la cartella, le scarpe. E ho tolto il nostro lucchetto dalla confezione. Qua vediamo tutta la collezione. Sono uno più carino e simpatico dell'altro. Sono coloratissimi. Non hanno un nome, quindi glielo daremo noi. Guardate, qui c'è la mia, la vampiretta. Questi sono i Lockstar, questi che vediamo qui davanti. Sul retro, invece, non ve li faccio vedere, lo guardiamo dopo quando scopriamo il mio. Ci sono i Mystery Lock, quindi quelli nascosti segreti e vengono abbinati casualmente. Ed eccola qui, simpaticissima. Vi faccio vedere che c'è anche il codino laterale e ci sono ben due chiavi di scorta da infilare qui in questo buchino. Giriamo e il nostro lucchetto magicamente si aprirà da utilizzare dove vogliamo. E guardate, si apre anche qui sotto il corpicino dove c'è all'interno questa specie di, non capisco se è una luna piena, che credo che possiamo inserire qua dentro insieme all'altro pipistrellino accessorio che troviamo all'interno per renderlo più speciale e personalizzarlo. Almeno credo che servano solo a questo. Fatemi sapere voi. E poi, comunque, nel corpicino per me possiamo nasconderci anche tutti i nostri segreti, messaggini, bigliettini. Ed è venuto il momento di scoprire il secondo lucchetto. Eccolo qui, che carino! È un coniglietto con delle cicatrici tipo coniglietto zombie di colore rosa, quindi fantastico, sono stata molto fortunata. Questo in realtà non è un vero lucchetto, è semplicemente un ciondolino da appendere insieme al nostro lucchetto che così rende il tutto più fantasiose e colorate. Ed eccolo qui, è proprio il primo della lista, il nostro coniglietto zombie. Guardate, ce ne sono tantissimi, sono tutti coloratissimi e simpatici. Credo di aver trovato quello più carino. Concludendo, mi sono divertita tantissimo anche con questa apertura di bustine, personaggini del supermercato e anche
comprati online. Dei magichi, non ho niente da dire, sono sempre fatti benissimo. Mi piace che questa volta gli abbiano fatto gli occhietti cristallosi. Le bustine di Shimmer and Shine ve le consiglio perché ho trovato questi gioielli fatti veramente molto bene, costano poco e li trovo anche molto curati. Per quanto riguarda le Party Pop Teenies, forse non avendo trovato io una particolarmente accessoriata, non mi ha fatto granché impazzire. Il leoncino mi è piaciuto veramente tanto, la trovo una collezione un po' diversa, simpatica, cucciolosissima, lo sapete che mi piacciono i cuccioli. Per finire, questi lucchetti mi piacciono davvero tanto, li trovo un po' carini, originali, particolari, diversi dalle solite collezioni. Fatemi sapere se li avete già comprati anche voi, quale tra queste bustine avete comprato, chi avete trovato, se vi è piaciuto tutto. Insomma, raccontatemi sempre cosa ne pensate. Ci vediamo la prossima volta con un prossimo video. Vi mando come sempre un bacione e un saluto da Wonder Stefi. Ciao!